Tour Umbria Edition, secondo giorno. Siamo a Casa del Diavolo con i ragazzi della Gramiglia. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Come vi chiamate? Alberto e Francesco. Tu lui è Francesco, tu sei Alberto. Io Alberto e lui Francesco. Okay. Alberto e lui. Eccoci. Ci raccontate un po' il progetto La Gramigna di Casa del Diavolo, l'erba del diavolo a Casa del Diavolo? L'erba del diavolo a Casa del Diavolo, bravo, sei partito già con lo spunto giusto, perché La Gramigna in Perugino, in Umbria, sta per l'erba, la malerba, l'erba che non muore mai e cresce un po' dappertutto, infestante, che viene anche sul cemento senza acqua. Questa era un po' l'idea del nostro progetto, quindi un birrificio agricolo legato alla terra, ma giovanile allo stesso tempo, che fosse un po' infestante, quindi con le sue idee, la sua passione, cercasse di arrivare un po' dappertutto. E questa è un po' stata l'idea che ci ha fatto spingere a, diciamo, riqualificare questa zona in campagna dove stavamo da tanto tempo e provare ad attuare questo progetto e quindi sviluppare, ecco, un concetto nuovo di birra, quindi una birra legata al territorio. Legata al territorio agricola, però artigianale e rivoluzionaria allo stesso tempo. Come si è assortita questa strana coppia? Ah, beh, è semplice, ci siamo conosciuti in montagna. Quindi, sì, amici da una vita. Amici da una vita da tanti tanti anni, quindi l'unione è stata la montagna, sì. E la neve, no? Sì. La montagna e la neve ci ha fatto un po' unire e conoscere da quando eravamo ragazzini, adesso siamo giovani, prima eravamo ragazzini. Beh, giovane tu, 40 anni e 29, siamo là, e dopo, diciamo, la passione della birra, come dice anche il Fra, ci ha tenuti uniti, no? E sì. Quindi da un amore nato da amicizia per la montagna, per la natura, poi sviluppato sempre sulla natura, però con un progetto di lavoro e l'agricoltura birraia, quindi una birra che partisse dall'agricoltura. Quindi è un alibi per l'alcolismo, per sì, assolutamente. No, quello è sempre il segreto, sia per il lavoro e la ragione di vita che gli dai dietro. Devo fare una domanda tecnica. Una, l'acqua trattata da fonte, non trattata, addolcita, salinizzata, mineralizzata. Allora, noi abbiamo quanti gradi francesi fa? La fortuna di avere un'acqua molto buona, un po' dura, arriva dal Monte Cucco, la fonte Crea, la facciamo analizzare ripetutamente. Quanti gradi francesi fa? Adesso, dopo tutte queste birre, il gin, dovrei andarti a prendere un attimo l'analisi e vedere per dirtelo. Perché vabbè, non importa, era una domanda per rompere i coglioni. Però la cosa interessante è che abbiamo un'acqua molto buona, che diciamo trattiamo leggermente solo con i sali in base alle birre che facciamo. Quindi birre che richiedono alcune cose le trattiamo in un modo, basse fermentazioni che richiedono altre le trattiamo. Qual è la birra a cui siete più legati di quelle che fate? Allora, questa è una domanda difficile, perché abbiamo una bella linea classica di birre e tante birre stagionali, quindi lotti che facciamo un po' in base alle materie prime e a ciò che richiede la stagione a livello sensoriale di gusto delle persone. Io direi l'illegale. Però sì, sono d'accordo col Fra, l'illegale è sicuramente la nostra da Bolipa, Cavallo di Battaglia, una delle prime birre nate, no? La terza birra che abbiamo fatto. Naturalmente la ricetta poi è stata leggermente cambiata e modificata nel tempo, perché comunque è un percorso, penso, sia a livello di birrai, sia a livello di persone, clienti che le bevono. E adesso siamo arrivati a un, penso, livello ottimale, una birra a livello qualitativo eccezionale, e penso che sia lei il nostro cavallo di battaglia. Comunque una birra da 8 gradi, amara, stile americano, bella luppolata, esplosiva al naso in bocca, però è una delle birre che vendiamo più, anche più della Pilsner, una birra chiara o birre che appunto sono più beverine, un po' più commerciali, ecco. Birrificio agricolo, coltivate il vostro cereale, lo mandate a maltare qua vicino, acqua di fonte, luppolo? Allora, il luppolo lo coltiviamo in parte qua, però facciamo tanti stili di birre di un po' tutto il mondo, quindi americane, australiane, e prendiamo appunto i luppoli americani oceanici che qua non sono possibili coltivarli. Quindi fondamentalmente riusciamo a essere autosufficienti per ciò che riguarda, diciamo, le materie prime che si possono coltivare bene in Italia, quindi i grani e l'orzo. Per il luppolo coltiviamo solo poche tipologie di luppolo, che sono Chinook e Cascade, ci riusciamo a fare alcuni tipi di birre, e dove non arriviamo, dove non sono possibili utilizzare luppoli che non si possono coltivare qua sul clima mediterraneo, quello dell'Italia, li compriamo.
quindi diciamo riusciamo ad essere all'85% autosufficienti sul prodotto che facciamo. È più facile sui cereali, è più difficile sul luppolo, per un discorso più che altro di genetiche. Ci sono genetiche interessanti, però sono un po' un limite perché ormai il panorama è veramente vasto e anche l'assortimento di luppoli, quindi sarebbe un po' limitativo diciamo utilizzare solo i luppoli che si possono coltivare nel nostro continente e non spaziare nel mondo della birra, che ha un assortimento veramente variegato e stimolante. Progetti per il futuro? Quelli sono sempre troppi, purtroppo sono sempre troppi, ma purtroppo perché siamo pochi e non perché non bastano idee. Per tanti progetti ci vogliono tante persone e tanti soldi. Noi siamo aperti da 4 anni, abbiamo aperto il Beer Garden, facciamo parecchie realtà stimolanti, da eventi, degustazioni in birrificio. La Spagnataprum in Via La Viola. Sì, no? La Spagnataprum in Via La Viola, che è un posto dove puoi comunque nel centro storico della città bere, assaggiare birre che produciamo qua in campagna e portiamo direttamente su. Sicuramente vogliamo semplicemente fare meglio tutto ciò che stiamo facendo adesso, e un progetto in realtà futuro c'è, quello di aprire un altro posto dove poter abbinare anche del cibo locale e di qualità a un prodotto del beverage come la birra craft, birra artigianale di alta qualità allo stesso tempo. Quindi riuscire a unire questo discorso di qualità e tracciabilità non solo per il beverage ma anche col food, che è una cosa spesso difficile su questo mondo. Va bene, grazie mille ragazzi. Grazie, grazie a tutti. E lo vorrò, cheers. Ciao. Ciao ragazzi.